Amici carissimi di YouTube, come la va? Come la va? Amici carissimi di YouTube, Non siete mica tapirati stasera? Io volevo portarvi il tapiro. No, scusate, ho bevuto un Sangiovese misto Barbera, allora sono un po' brillo, ma altrettanto carico per il video di stasera. Allora, stasera sempre in tutorial, insomma, della rubrica Fame Informatica, andremo a parlare in maniera sobria, però questa volta, di un qualcosa legato ai driver Windows. Quante volte avrete sentito parlare dei driver? Cioè, chiunque abbia un computer Windows bazzica nei driver di Windows continuamente, perché sennò sono programmi, sappiamo tutti, che fanno funzionare tutto ciò che è nel vostro sistema operativo, se no come fa a funzionare? Allora, in questo caso cos'è sta roba? Chiudiamo tutto, riduci con grazie. Allora, vediamo se qui sta registrando bene. Insomma, ragazzuoli, installare driver correttamente può sembrare una stronzata, ma a volte può essere anche una vera rottura di scatole, ok? Poco tempo fa ho avuto a che fare con dei miei amici nell'installazione di una scheda grafica nuova, installazione sia per quanto riguarda ambiente hardware che ambiente software. Nell'installazione hardware è più, insomma, più farlo che dirlo, la semplicità, ma la musica parte, sì. Ma insomma, per quando si parla di driver la cosa spesso si complica. Abbiamo anche avuto, diciamo così, uno scambio, insomma, di opinioni per quanto riguarda l'installazione dei driver, da dove si può, insomma, agire più correttamente. Ora, come ben avranno detto anche tanti sul web, un driver per essere installato correttamente va, diciamo così, installato a freddo, praticamente quando abbiamo diciamo così dei driver vecchi da sostituire è sempre bene eliminare quelli vecchi, ok? Eliminare in che senso? Cioè, se noi dobbiamo semplicemente installare un aggiornamento, tutto ok. Se invece dobbiamo cambiare periferica, allora la cosa cambia, bisogna prima disinstallare quello vecchio perché non si sovrappollino, praticamente non si sovrascrivino dati degli altri driver con quello nuovo, così da creare poi conflitto nel vostro sistema operativo, perché può capitare. Per quanto riguarda quello che so io, sì, insomma, certo, abbiamo la possibilità di vedere alcuni driver, ripeto, alcuni, in programmi e funzionalità del pannello di controllo, ok? Certo, i driver che sono presenti qui possiamo trovare quello della AMD e quelli della Nvidia, perché noi abbiamo questo, ma io ho questo. I driver del joypad, insomma, PS3 della Sony e qualcos'altro, ma non troviamo tutto di tutto, non si può, cioè, sinceramente non è tutto qui. Quindi la maniera, per come vi potranno dire in tanti, più corretta è questa, cioè cliccare col destro sul pulsante Start di Windows e andare in gestione dispositivi, dove vedremo questa, apriti grazie, questa bella listina di tutti i driver, quindi abbiamo tutti i dispositivi con i loro driver, con, insomma, annessi. Esempio, nella scheda grafica c'è il driver Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, nelle tastiere abbiamo la tastiera id, ma in questo caso sarebbe più corretto metterci un driver Logitech, perché questa è una tastiera Logitech, ma questo lo vedremo in seguito. In questo caso, come facciamo prima a cancellare il driver? Certo, l'aggiornamento automatico di Windows cosa fa? Ci rompe i coglioni in questo caso, e se noi andiamo a disinstallare il driver, subito dopo lui te lo rimpiazza con quello che preferisce. Quindi molti vi diranno di cancellare il driver e bloccare
l'aggiornamento automatico, ma è una gran rottura di scatole. Quello che preferisco fare io è questo, cioè fare aggiornamento software driver, cerca il software nel computer manualmente, che è la seconda voce, e scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer. Cosa succede? Noi abbiamo una selezione di driver più ampliata se togliamo la spunta, ok? Spesso ci dà subito l'opzione giusta, ma non quella definitiva. Io opto sempre per sostituire il suo driver con quello standard dispositivo, in questo caso tastiera desktop remoto. Non è il migliore, certo, però se noi installiamo questo, lui dopo lo considera buono e non lo sostituisce. Quindi dopo da qua possiamo installare il nostro driver correttamente. Come installare il driver correttamente? Sì, di Apple in generale, ma in generale. Sempre in aggiornamento software driver, cerca nel computer o automaticamente, ma se io vi consiglio sempre di installare il driver ufficiale del dispositivo che state usando, quindi manualmente sempre, e da qui scegliamo la cartella dove abbiamo scaricato il driver in questione, perché lo possiamo trovare direttamente da Google scrivendo il nome del dispositivo che dobbiamo insomma installare. Ora fin qui insomma abbastanza, insomma, vabbè, come facciamo a capire qual è il nome del dispositivo che dobbiamo installare? Semplice, con dei programmini esterni. Molti di voi conosceranno Everest Professional Edition Ultimate, che è un software a pagamento. Ce ne saranno anche di gratuiti, certo, versioni più vecchie, versioni express, diciamo così. Io, come vi ho fatto vedere tante volte, sto usando questo programma qua, che è Hardware Info, appunto, ti dice tutte le informazioni sull'hardware. Quindi se noi lo installiamo, ma ne ho già parlato e tanto negli altri video, abbiamo questa interfaccia simpatica dove abbiamo praticamente i nomi, qui no ovviamente, ma qui abbiamo intanto il nome del processore, la sua sigla, eccetera eccetera, e qui invece abbiamo i sensori, il sommario, insomma il menu principale. Da qui possiamo vedere tutto ciò che ci è collegato dentro, ok? Con i relativi nomi: Realtek, Realtek per la rete, audio, AMD Hudson, audio controller, Nvidia. Dives, abbiamo il nome, diciamo così, un po' generico, dell'hard disk. Chissà se andandoci a cliccare sopra mi dirà le informazioni. Sì, insomma ragazzi, ti dice un po' di tutto quello che abbiamo collegato: memoria, scheda madre, vediamo se fa il colpo dopo, scheda madre, motherboard, vedete, modello ASRock FM2AS8MDG3, più ti dice tutto. Questo è il nome del modello completo. Processore invece, il numero, il nome del processore, AMD Athlon X4 880K, eccetera eccetera eccetera. E voi mi direte adesso, ma cazzo, ci complichi proprio la vita, Sisma. Se vogliamo semplificare, sempre da internet possiamo trovare un programmino interessante detto Driver Easy. Driver Easy, che lo vedete qui dove sto puntando il puntatore, appunto. Clicchiamoci, vediamo com'è sto Driver Easy. Driver Easy è un gestore di driver, appunto, per Windows. Programma gratuito che ti cerca, ovviamente, ti cerca tutti i driver che hanno bisogno di essere aggiornati, installati e meglio gestiti nel vostro computer. Quando si rompe e quando ci rompiamo il cazzo, magari si muoverà e ci farà vedere tutta la roba che ha trovato. Ok, va, boh.
Vedete, questi sono bisognosi di aggiornamenti, ce n'è un bel po', poi sinceramente li farò. Questi sono quelli aggiornati, ti dice quello che ha collegato. Noi non abbiamo voglia di trovarli manualmente, allora basta premere soggiorna, vedete, e lui ti trova il driver, ovviamente, nuovo driver, fornitore del driver, quello proprio originale, senza pescare da siti malfamati come farebbero altri programmi esterni. E se noi facciamo una prova ulteriore, ovviamente bisognerebbe cliccare soggiorna per aggiornare, adesso però vogliamo vedere qua se la reputazione è buona. Per vedere, nuovo driver marchiato Nvidia, col nome Nvidia. Altra prova ulteriore, vediamo se ce n'è una un po' più complessa, Logitech, è logico. Vedete? Id compilante mouse, quella che abbiamo detto prima, beh, non è la tastiera, in questo caso è il mouse, però Logitech id compilante cordless mouse, ti trova gli originali. Ovviamente è sempre consigliato da siti buoni, non mi ricordo se era Naviga Web o altro, ma penso fosse Naviga Web, perché Naviga Web è il top, io lo considero il top. E ringrazio infinitamente. Questo per gestire i nostri driver in maniera più semplificata. Beh, ragazzuoli, dopo questa musica da spascio, praticamente, e un tutorial venuto discretamente, aggiungerei ormai modestamente, vi auguro quello che stavate facendo che vada bene, e sinceramente adesso vi saluto e al prossimo tutorial e alla prossima puntata di Fammi Informatica. Ciao.